Siamo qui in collegamento con Alberto Garrisi di Mare Culturale Urbano per conoscere il progetto Mare Food Academy insieme per la ristorazione a impatto sociale. Alberto, mi sente? Sì, la sento. Perfetto. Buonasera, buonasera a Buonasera, tutti. buonasera a lei. E appunto, come dicevamo, parliamo appunto di questo progetto Mare Food Academy. Le lascio direttamente la parola per un po', diciamo, fare una panoramica, no? Di che cos'è questo progetto, a chi si rivolge e qual è l'obiettivo. Allora, la ringrazio innanzitutto, grazie per l'invito. Mare Food Academy è un progetto di ristorazione a impatto sociale, come ha detto lei. Ed è un progetto che si rivolge ai giovani che sono in condizioni di fragilità economica e sociale, ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. È un progetto di ristorazione a impatto sociale, ovvero è prevista l'attivazione di un'accademia di ristorazione che si declina in quattro corsi di formazione che portano all'inserimento lavorativo in una delle aziende partner di Mare Culturale Urbano. L'urgenza di questo progetto è nata a fronte dello studio dei progettisti di Mare Culturale Urbano su quelli che sono i dati sull'occupazione giovanile in Italia, ma anche e soprattutto nella città e nell'area metropolitana di Milano, sia pre che post pandemia. La situazione non è delle migliori, la condizione in cui versano molti giovani a livello lavorativo, educativo in Italia è molto preoccupante. Abbiamo un numero di NEET, ovvero di giovani non impegnati in studio, corsi di formazione o lavoro, che è fra i più elevati in Europa. E per questo la Mare Food Academy vuole essere, diciamo, un tramite fra i giovani che hanno difficoltà a trovare lavoro e che non studiano, e i ristoratori che hanno sempre più difficoltà nell'assumere nuovo personale e soprattutto personale qualificato. Sostanzialmente il corso della Mare Food Academy è diviso in tre tappe. La prima tappa prevede un corso di formazione in aula in cui verranno insegnate le fondamenta della ristorazione in base al settore che un ragazzo o una ragazza preferisce, ad esempio pizzeria, cucina, bar e sala. Successivamente ci sarà un percorso di stage formativo a Mare Culturale Urbano o nei food hub di Mare Culturale Urbano, a Cascina Merlata e Arredo Melezzate. E successivamente ci sarà un mese di affiancamento per ogni ragazzo o ragazza fino all'inserimento in una delle aziende partner. L'obiettivo quindi è continuare quello che Mare ha già fatto negli anni, ovvero creare un circolo virtuoso fra noi, il quartiere, la città in cui operiamo e gli abitanti del territorio. Ecco, se tutto Per esperienza, dovesse andare Mare. bene, se tutto dovesse andare bene, quando secondo lei potrebbe iniziare appunto questo percorso di reinserimento diviso in tre fasi, come giustamente dicevo Ah, prima? giusto. Noi siamo riusciti, grazie ai sostenitori e all'appoggio di tutte le realtà che ci hanno sostenuto, a sbloccare il contributo del Comune di Milano. Partiremo dal 2023. Ok. Ogni ciclo didattico avrà la durata di 6 mesi. Ok. La classe della Mare Food Academy sarà composta da 20 persone, quindi ogni anno saranno 40. Il primo ciclo didattico porterà 20 ragazzi e ragazze al primo contratto e successivamente inizierà il percorso successivo. Perfetto, grazie mille Alberto, è stato Grazie a voi per chiarissimo. l'opportunità. Ma ci mancherebbe, anzi, colgo l'occasione anche per invitarla, magari qua una delle prossime sere, magari in una trasmissione dedicata per poter appunto parlare meglio ancora di questo progetto, che comunque sia è un progetto civico importante che punta al reinserimento nel mondo del lavoro di ragazzi che purtroppo in questo momento non riescono a trovarne uno. Certo, grazie mille, grazie mille. Grazie mille quindi ad Alberto Garrisi, Mare Culturale Albano, con la presentazione appunto di Mare Food Academy insieme per la ristorazione a impatto sociale.